Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e sono intasato ancora in una maniera incredibile, sono andato via, è tornato tutto il catarro. Vabbè. Ma non per questo ragazzi, io mi devo fermare dal proporvi video nuovi. Beh sugosi ragazzi, tra l'altro il video di oggi è una roba unbelievable shit. Perché vuol dire così? Perché dite così, ragazzi? Perché hanno finalmente aggiornato e modificato per la terza volta What the Hell. Hanno stravolto, ragazzi, completamente il gameplay del gioco. Hanno modificato il reparto grafico. Hanno fatto un aggiornamento veramente importante. Sono sicuro che voi mi starete dicendo: Xyuder, ma perché a me non risulta l'aggiornamento nel Play Store? Perché io ho il gioco ancora uguale? Sì, amico mio, anche io ho lo stesso tuo problema. Purtroppo, ragazzi, adesso l'aggiornamento è disponibile solo per i nuovi profili. Sono sicuro che sarà questione di pochissimi giorni prima che venga poi espanso appunto a tutti i vecchi giocatori. Come vedete ragazzi, alle mie spalle, lo state vedendo, questo è un nuovo profilo che ho fatto apposta per farvi vedere, perché l'avevo già fatto con il mio, solo che te lo fa fare, poi quando vai in battaglia, prot, torna tutto indietro, quindi meglio lasciarvi vedere dall'inizio. Ho creato un nuovo profilo e questo è quello che vi sto mostrando. Partiamo dalle cose semplici, ragazzi. Le cose semplici sono, ve l'avevo già detto, andiamo sul nostro profilo del personaggio là in alto a sinistra, e se andiamo a cliccare sul vestitino dove ci possono essere i nuovi oggetti, possiamo andare a vedere, ragazzi, che sono stati inseriti dei nuovi tipi di capigliatura per il nostro evocatore. Abbiamo per la bellezza di 300 gemme delle piante in testa, abbiamo un polipo, abbiamo dei serpenti stile medusa, e quelli che poi ho preso io scusate, per il mio profilo principale, che sono le piume di gallina, che è proprio il mafamuri da ridere, il mafamuri da ridere. Sembra non ci sia nient'altro di nuovo per quanto riguarda i compartimenti o baffi, vestiti, magliette e pantaloni, quindi l'unica modifica attuale, ragazzi, è solamente nei capelli. Ma questa è una cagatina, stai qua Rosita, stai qua. Questa è una cagatina che ci interessava più o meno da sapere. La roba interessante, andiamo invece a vedere nella parte grafica, ragazzi. Guardate che cosa sto per farvi vedere. Modifica radicale, ragazzi, al nostro deck, che da 6 carte che eravamo abituati ad avere per poter giocare, viene aumentato a 8. A 8 carte, ragazzi, quindi 8 carte disponibili, like Clash Royale, nel nostro deck. Come vedete, io sono all'inizio, quindi ne ho solamente 5 su 3, ma andremo a fare adesso qualche partitina in modo da vederla. Intanto ti voglio ricordare che se ti sta piacendo questo video aggiornamento, se ti piacciono i miei video, ta-dan, lasciare un bel like, ragazzi, super pollicione in su per questo video. Fatemi vedere se ve ne scassate più di 100 come avete già fatto le altre volte, e mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti al canale e volete rimanere aggiornati su Clash Royale, su What Then e su Demolition Derby Multiplayer, dovete iscrivervi, dovete iscrivervi. Allora ragazzi, vi stavo dicendo, abbiamo 8 slot per le carte, ma andiamo a vedere appunto in una missione in battaglia come funziona il discorso. Sono alla missione numero 4 e boom! Altra novità, ragazzi, guardate che meraviglia! Il nuovo pre-partita, come stiamo vedendo, hanno inserito questa animazione dietro che gira il pulsante combatti, è molto molto più colorato e molto diverso, come si dice, da quello che eravamo abituati a vedere prima. Hanno inserito il portale ordaiolo, come lo state vedendo là in alto, il logo di questo bot mosso dal computer. I tempi di caricamento sembrano leggermente più veloci. Andiamo allora a farci subito questa partitozza, e noterete, ragazzi, nel compartimento dei gameplay, che già una novità ve la sto per fare vedere, ragazzi. Guardate quando evochiamo un Arkinson. Boom! Ne evoca due, ragazzi, due Arkinson evocati al prezzo di uno, molto molto
più interessante poterlo giocare così. Sicuramente daremo più spazio a questo arciere che, secondo me, evocarne uno per due non era così forte. Allora andiamo a cercare di chiudere questo match. Intanto stiamo in realtà vaneggiando e stiamo in realtà anche cazzeggiando, se devo essere sincero. Benissimo la Gretta, bene la Gretta che va a distruggermi il portale ordaiolo che rimane in fiamme, con teschi che escono. E novità, ragazzi, anche nella chiusura del match, guardate che meraviglia, tutto cambiato, tutto più colorato, ci fa vedere noi e il nostro avversario. Poi ovviamente vedremo anche i livelli quando giocheremo contro avversari veri. Nuova grafica anche per la chiusura, clicchiamo su continua, andiamo ad aprirci il nostro baulotto. 19 di gold, 5 papà Xino, un chiappanebbia che viene liberato, un'angela casalinga disperata. Non so, ragazzi, se avete notato qualcosa di particolare nel gameplay, ma adesso, rientrando nel nuovo match, vi faccio vedere. Ah, intanto qua scarica, come si dice, ovviamente vi scaricherà alcune sessioni l'una volta sola, sono 10 mega e 50 probabilmente per assestarsi, non so bene che cosa lui scarichi in realtà. E come si dice, attenzione qua, Paco Paesani leggendari, arrivano già direttamente le offerte. Andiamo, vediamo, ragazzi, che qui, visto che non abbiamo 8 carte, ci viene automaticamente inserito nel deck anche il nostro Chiappanebbia. Ma voglio approfittare, visto che siamo qua, ragazzi, nella sessione dove vediamo le carte, per farvi vedere un'altra novità interessantissima che vi piacerà un sacco, che hanno implementato. Se io vado qua, ragazzi, e potenzio la Berta, la Gretta, guarda un po'. Spatapam! Punti esperienza per il power up delle carte, ragazzi. Eravamo a 4, siamo a 6. Potenziamo anche il nostro Giossemi qualunque. E guardate, tra i loghi dell'esperienza, 3 punti esperienza. Vediamo quanti ce ne dà a livello 3. Ce ne dà... ce ne dà 6, ragazzi, come vedete. Voglio vedere se livellando mi cambia qualcosa. Non ho mai provato ad andare a livello 2, proviamoci assieme. Potenziamo anche il fulminozzo. Guardate, guardate che ci dice direttamente, ci dice qua direttamente, ragazzi, quanti punti esperienza ci vengono assegnati una volta che potenziamo la nostra carta. Tiriamo su anche il papà Exino, vediamo se riusciamo ad arrivare a livello 2. Sembra... oh, abilità nuova per il papà Exino, ragazzi, me l'ero dimenticato. Sciame, eroe multipli appaiono allo stesso tempo, ragazzi. Ecco quello che vi parlavo prima. E nuova abilità ancora, spina nel fianco. Ogni attacco, ogni terzo attacco causa il 50% di danno aggiuntivo. Wow, ragazzi, wow, nuove abilità per noi. Vediamo di andare a portarci su a livello 2. Come vedete, leggermente migliorata anche la grafica del power up del nostro personaggio. Andiamo a prendere un po' di statistiche. Andiamo a livello 2. Volevo appunto farvi vedere, ragazzi, andiamo nella missione numero 5, come vedete. Oh, Deathcast, ragazzi, cambia ancora l'avatar, cambia ancora l'avatar, ragazzi, guardate che roba, guardate che roba. Hanno cambiato i bot, hanno messo degli avatar nuovi, molto fighi, molto sugosi. Andiamo, ragazzi, a vedere. Come vedrete adesso nel gameplay, noi abbiamo qua in basso, quando andrete appunto a vedere fra pochi istanti, abbiamo solo 4 carte, invece prima ne avevamo 6. E come vi voglio appunto, come avrete intuito, ragazzi, le carte vengono fuori a rotazione come in Clash Royale, quindi siamo obbligati a giocare anche bene le nostre carte. Non le abbiamo più tutte disponibili nella parte bassa del nostro campo di gioco, chiamiamolo così. Dobbiamo strutturare bene anche l'evocazione delle carte se vogliamo far girare bene il deck. Vediamo di andare a chiudere questa partita se ci riusciamo. Attenzione, andiamo a colpire e andiamo a buttare giù anche Deathcast, ragazzi, nuova bot del computer a livelli bassi. Come vedete, come al solito, la bellissima schermata di chiusura. Andiamo ad aprirci questo baulozzo. Volevo arrivare, ragazzi, all'arena. Sblocchiamo un Luzzi. Volevo, ragazzi, arrivare all'arena 7 in modo da farvi vedere anche le nuove. Il nuovo, come si dice, non è che ci è cambiato molto, è cambiato forse qualcosa in grafica nel One versus One, che purtroppo ancora non sono in tempo reale come tutti speravano, ragazzi, sono ancora sfalsate, no? Cioè, noi giochiamo contro giocatori veri e contro bot generati dal computer, ma le partite non sono proprio in tempo reale, sono ancora da implementare. Vi voglio ricordare anche che in questo terzo aggiornamento di What the End hanno purtroppo tolto la possibilità che c'era nella versione precedente di fare lo swipe con entrambe le dita e zoomare il campo di gioco dove volevamo più
attenzione ad esempio sulle truppe. Quindi purtroppo non è più possibile zoomare scusatemi il campo di gioco. Sblocchiamo una Gina Gingerina, andiamo a fare ancora un paio di power up, mi galvanizzo con questo. Arrivano come sempre le offerte, siamo arrivati all'ultima e Gina Gingerina va a completare, ragazzi, l'ottetto del nostro deck. Siamo appunto alla missione prima di poter andare finalmente nella parte relativa ai combattimenti one versus one, quindi vediamo di chiuderla velocemente contro questo portale ordaiolo. Scarichiamo subito la Gina Gingerina davanti, ragazzi. Vediamo il nostro Luzzi, Gina Gingerina contro Gina Gingerina, ragazzi, al 4 la sua, al 4 la sua, giù il nostro Luzzi, giù il nostro Luzzi. Vediamo se ci aiuta, vediamo se ci viene in aiuto, ragazzi, grande, grande Luzzi che tira giù la Ginger, tira giù la Ginger. Andiamo avanti ancora con il nostro Joe Semiqualunque, e oggi sono proprio conciato, Joe Semiqualunque, giù i nostri due Arkinson Cupido, ragazzi, e c'è il l'alcolizzato, il nostro Alcolix, che faccio il ballo dell'Alcolix. Vediamo se ci va, vediamo se ci va, ragazzi. Andiamo, 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 andiamo a tirarla giù, andiamo a tirare giù il portale ordaiolo. Finiamo la settima missione e finalmente ci viene data la possibilità di entrare nelle sfide contro altri giocatori. Andiamo appunto così ad aprire il nostro forzierone e vediamo se ci viene detto qualcosa di sugoso. Ci sono altri evocatori come te per poi combattere nell'arena. Bada bom, bada bom, bada bom. Andiamo a cliccare appunto. Compagno evocatore, come dovremmo chiamarti? Cavia da aggiornamenti. Lo chiamiamo cavia da aggiornamenti. Così proprio, tanto il nome poi ci viene mostrato maiuscolo. Vediamo se ce lo dà. Scusate ragazzi, scusate. Lega dei custodi di pollo, ragazzi, è la prima. Oh, finalmente iniziamo a vedere altri giocatori. Co21864, come vedete, ragazzi, abbiamo il tastino, ma ve l'avevo già fatto vedere sotto al podio, dove ci fa vedere nelle informazioni, ragazzi, che cosa ci può dare l'arena dove arriviamo. Arena 1, Rega Custodi di Polli, vi dice subito che il Silver Chest vi dà 9 carte, il Gold Chest ve ne dà 30, il Chest Epico 80, quello raro 90. E no, scusate, quello epico 540, quello viola è il, non me lo ricordo il nome attualmente. E come vedete, ragazzi, possiamo vedere tutte le arene. Siamo in arena 5, andiamo avanti, arena 8, arena 9, arena 10. Io sono qua in arena 11, guardate che storia, ragazzi, 19 carte per il silver. Poi c'è l'arena 12, l'arena 13, 14, 15, 16 e 17, ragazzi. L'ultima arena che vi dà... Ah no, sono tutti uguali, dall'arena 57, 57, 57, 57, fatemi dare un'occhiata, ecco qua, dall'arena 11, ragazzi, dall'arena 11, dalla Lega dei Maestri Evocatori 2, sono uguali le ricompense che ci vengono date per ogni baule fino all'arena 17. Beh, ragazzi, io spero che questo aggiornamento numero 3 di What the N vi stimoli la voglia di andare a giocarci, perché è veramente veramente fighissimo anche questo. Ha cambiato delle cose, si vede che gli sviluppatori di Charged Monkey ci stanno dando giù duro, quindi ragazzi, diamogli ancora un po' di giorni di possibilità a questo videogioco, che sicuramente ci potrà regalare un sacco di emozioni anche contro altri giocatori in tempo reale. Io voglio ricordarvi per l'ultima volta di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo prestissimo! Ciao!